Si sta un po' perdendo anche quello. Mi piacerebbe poter dire che sto salvando il territorio, il dialetto, ma cioè, sì, voglio dire, non, purtroppo non è così semplice. Salvare il territorio non lo può fare un cantastorie da solo. Salvare una lingua allo stesso modo, no, ma posso dire di aver cercato fortemente di trattenere l'attenzione su qualcosa che c'è ancora, che non è ancora morto, che è lì e ci stiamo camminando sopra. Continuo a girare attraverso, anno per anno, sia con delle riprese, sia con dei viaggi personali, sia con i concerti, con le serate come queste, cercando di far emergere anche la musica dei giovani o no di quella zona. L'abbiamo fatto anche l'anno passato con il discorso di Expo Tour di Lombardia, cioè capoluogo per capoluogo, diciamo provincia per provincia, tu cercavi di portare sul palco sempre almeno tre gruppi o tre artisti di quella zona. Cerchi sempre di andare a cercare, l'avevamo fatto con Idem, Identità in Musica, col MOA. È una fissazione quella di dire: ricordatevi che esiste casa vostra, ricordatevi che esiste la vostra storia, perché se esalta così tanto me, che a volte devo fare 100 km per venire a sentire la storia, voi che siete i personaggi della mia canzone, siete addirittura a un livello più alto dell'appartenenza di questa storia. E mi spiego meglio. Qualche volta, anzi molto spesso, provo, non dico invidia, sarebbe invidia positiva, ma provo il rammarico di non essere uno dei personaggi delle mie canzoni o uno di quelli che vedo fare cose importanti tutti i giorni, muratori, idraulici, autisti, di mezzi enormi, piloti. Persone che riescono ancora a coltivare la terra in un certo modo da soli, anziani che portano dei carichi sulle spalle che sfonderebbero un mulo, donne che dalla statale Regina di Dongo salgono verso Stazzona, Germasino e Garzeno, ultra settantenni con gerli o campage sulle spalle, inquietanti, ancora con i vestiti di 50, di 60 anni fa. Provo una sorta di soggezione nei confronti di questa gente che poi popola le mie canzoni e a volte vorrei essere più protagonista e meno cronista. Perché è bello poter cantare una terra, è bello poter raccontare tutto questo, ma a volte mi sento semplicemente come un viaggiatore che è arrivato nella tribù, è stato ben accettato dai Lakota, dai Sioux, dagli Apache, ma non è uno di loro, non è in grado di fare le cose che fanno loro. Ma qualcuno un giorno, e su questo ho scritto uno dei miei pezzi che di solito escono sul Corriere della Sera, i random, che uscirà adesso nelle prossime settimane, uno di questi uomini, uno di queste persone, uno di questi Genesio, mi ha ricaricato una volta, perché mi ha detto: sì, tu dici che invidi noi che facciamo questa cosa, ma se non ci fossi tu puoi raccontare, a mitizzare anche un po', a restituire la memoria. Tutto il nostro sforzo, purtroppo, per come vanno le cose, può finire sicuramente in qualche eco museo o in qualche clip digitale, ma non è la stessa cosa. E io che ascolto le tue canzoni mi ricordo di aver vissuto cose che tu dici, purtroppo anche quelle brutte, anche quelle della guerra, anche quelle dei momenti in cui il lago non era rassicurante e il nostro mondo non è Wonderland. E allora lì probabilmente ti riprendi un attimo e capisci che a ciascuno il suo. Tu sei nato e hai avuto la possibilità, la sensibilità per fare questa parte di strada. Gli altri sono i protagonisti, sono in prima linea, ma sono i miei eroi. Ecco perché
anche nel disco nuovo arriverà un eroe mitico che è un muratore, che è il dio Thor che è diventato un Magut. Ecco perché ci sarà una storia complicatissima di un aspirante missionario prete obbligato a fare l'idraulico, ma che poi mescolerà le due cose, finirà in manicomio, ma ne uscirà come una sorta di supereroe spirituale, metà idraulico e metà prete, che riparerà le anime, sì, che riparerà le anime usando proprio la metafora di quello che fa l'idraulico, cioè sgarlando la merda per recuperare gli anelli dai sifoni. Farà queste cose, sì.